La Corte di Cassazione ha confermato le condanne a 8 anni di reclusione per i due anarchici che la notte di Capodanno del 2017 piazzarono un ordigno alla libreria Il Bargello di Firenze, ordigno che ferì gravemente un artificiere della polizia. Uno dei due oggi è stato rintracciato e arrestato, portato in carcere a Bologna. Sentiamo. Pier Loreto Fallanca, appartenente alla compagine anarchica fiorentina, è stato arrestato a Bologna ieri dalla polizia a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato le condanne a 8 anni di reclusione per lui e per Salvatore Vespertino, accusati del ferimento dell'artificiere della Polizia di Stato Mario Vece, investito la notte di Capodanno 2017 dall'esplosione di un ordigno piazzato davanti alla libreria Il Bargello di Firenze, attività commerciale ritenuta vicina a Casa Pound. L'uomo, trasferito nel carcere bolognese, dovrà scontare una pena residua di 5 anni. Sono ancora in corso le ricerche di Vespertino. Le indagini, coordinate dalla DDA della Procura di Firenze, hanno portato all'individuazione di 21 soggetti appartenenti alla compagine politica anarchica, condannati a vario titolo per reati connessi ad atti di violenza contro le forze dell'ordine, anche in occasione di manifestazioni non autorizzate. I titoli di reato più gravi sono stati riconosciuti solo in capo a due del gruppo, che dovranno scontare pene passate in giudicato fino a 5 anni, avendo già scontato misure cautelari nelle fasi del processo. Torniamo a occuparci della rissa in piazza Stazione a Firenze avvenuta venerdì sera, perché il sindaco di Firenze, Dario Nardella, chiede rinforzi, pattuglie fisse di polizia e carabinieri. H24, sentiamo. Dopo la rissa a colpi di coltello tra stranieri avvenuta venerdì sera alla stazione di Firenze, il sindaco Dario Nardella chiede rinforzi, definendo come inaccettabile quanto accaduto. Il comune, afferma il primo cittadino in una nota, ha messo una pattuglia della municipale e gli steward, ma non bastano. Siamo di fronte a fatti gravi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Occorrono almeno 2 pattuglie fisse di polizia e carabinieri H24 e controlli a tappeto tutto il giorno, altrimenti il problema non si risolve. Intanto proseguono le indagini della polizia per ricostruire i fatti e capire cosa ha scatenato tanta violenza culminata con il ferimento di 2 persone. Sono al vaglio degli inquirenti anche le immagini riprese dalle telecamere di piazza Stazione e le testimonianze dei passanti. Per l'assessore alla sicurezza urbana Benedetta Albanese, la polizia municipale sta rafforzando i servizi con personale proprio in tutti i luoghi più critici, ma non possiamo confondere i piani e sostituirci al lavoro che compete al governo. Chi ci chiede di mettere i vigili sotto la stazione dei carabinieri in Santa Maria Novella non ha le idee chiare, o mostra un'inconcepibile sfiducia verso le forze dell'ordine, oppure strumentalmente cerca di nascondere le responsabilità del governo per la carenza di agenti che la nostra città soffre. Ci mandino subito i 200 agenti che servono a Firenze. Anche Pisa ha coinvolto ieri sera decine di persone nella zona della stazione ferroviaria. Alcune di loro hanno riportato ferite di arma da taglio, giudicate guaribili in 40 giorni dopo il ricovero in ospedale, ma non corrono pericolo di vita. La questura di Pisa ha arrestato un senegalese e denunciato 2 nigeriani. Lo scontro potrebbe essere scoppiato tra fazioni rivali di spacciatori africani che si stanno da tempo contendendo lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalla videosorveglianza dell'area. Le persone fermate sono state portate al pronto soccorso di Cisanello perché appunto con ferite di arma da taglio. Sono state sottoposte a intervento chirurgico. 2 di loro ne avranno per 40 giorni, come vi dicevo, ma non sono state dichiarate in pericolo di vita. Tra loro anche l'arrestato, che per le sue condizioni è stato immediatamente rimesso in libertà. I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montalcino sono intervenuti ieri sera attorno alle 22:15 per un incendio appartamento a Siena in via Gallerani. Le fiamme si sono sprigionate all'interno di un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina. Erano presenti 2 persone che sono riuscite a uscire senza riportare ferite. L'intervento si è concluso attorno alle 3:30 di questa notte. Sempre i vigili del fuoco, ma di Arezzo, e per un intervento di diversa natura con il gruppo sommozzatori stanno cercando di individuare il corpo di un 45enne di origine rumena residente ad Arezzo che non è più riaffiorato dopo un'immersione. L'allarme è scattato attorno alle 12 ad Anghiari, in una golena del Tevere.
un laghetto cava dove il 45enne si era immerso questa mattina. Sul posto i mezzi del 118, i carabinieri di Sansepolcro e i vigili del fuoco con una squadra di terra, l'elisoccorso Drago e il corpo sommozzatori. Attualmente le ricerche sono ancora in corso, le speranze di ritrovarlo vivo sono praticamente inesistenti. Lasciamo la cronaca e parliamo di sanità, andiamo a Pistoia, all'ospedale San Jacopo, c'è un ambulatorio dedicato ai pazienti con disabilità e ce ne parla Patrizio Ceccarelli. Ridurre il più possibile il numero degli accessi da parte delle persone con disabilità alle varie strutture sanitarie e ai pronto soccorso mediante la concentrazione in un unico accesso e nello stesso luogo di più prestazioni, da un prelievo di sangue a una visita specialistica o a un'indagine diagnostica, e garantire l'equità delle cure a tutta la popolazione. È l'obiettivo del progetto PAS, percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali, ormai pienamente operativo anche nell'ospedale di Pistoia, grazie alla presenza di un team multidisciplinare e multiprofessionale dedicato ad un ambulatorio pensato e realizzato per adulti e bambini con disabilità e dove sono presenti caratteristiche di massimo comfort ambientale. Fin dalla sua attivazione, commenta la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio e della rete ospedaliera aziendale, il progetto PAS ha dimostrato in maniera tangibile la sua importanza. La maggior parte dei pazienti arriva su indicazione della nostra neuropsichiatria infantile, dei medici e dei pediatri di famiglia, dei professionisti che operano nei presidi territoriali, ma anche da parte delle associazioni con le quali dovrà consolidarsi ulteriormente la collaborazione. La novità è che ora la nostra equipe si sposta anche all'esterno del presidio ospedaliero. I pazienti a San Jacopo sono accolti in un ambiente specifico, collocato al piano terra, subito all'ingresso dell'ospedale. L'ambiente, fa sapere l'ASL, è stato allestito grazie ad una significativa donazione dei Lions. Pareti e luci colorate e arredi particolari favoriscono il rilassamento e un approccio non sanitario. A proposito di qualità delle nostre strutture sanitarie, l'ospedale Le Scotte di Siena ha bisogno di essere ampliato e ammodernato. Allora l'iter urbanistico è in corso, sentiamo il servizio. Dopo l'adozione da parte del Comune di Siena della variante urbanistica necessaria a supportare l'azienda ospedaliera universitaria senese per la realizzazione delle opere di ristrutturazione edilizia, interventi e progettualità di ammodernamento dell'ospedale Santa Maria Le Scotte, è in via di scadenza il termine per la presentazione delle osservazioni alla stessa variante. Ma sarà l'autunno a veder sbocciare la variante definitiva, almeno nell'intenzione dell'amministrazione comunale, che porterà all'esproprio dei terreni finalizzati all'ampliamento dell'ospedale Le Scotte. Le osservazioni dovrebbero scadere al 16 di luglio, quindi a brevissimo, non mi ricordo se era 16 o 15 di luglio, perché c'erano 60 giorni dalla pubblicazione che è stata fatta intorno, dopo quel famoso consiglio comunale del 2 di maggio, è stata fatta appunto intorno al 13-14 di maggio. Quindi erano ovviamente 60 giorni, giugno e luglio a breve scadono. Mi informano gli uffici che ci sono alcune osservazioni, alcune cose che dovremo un pochino valutare, e quindi di conseguenza analizzeremo queste cose. Penso di riuscire a portare l'approvazione, spero di riuscire a portare l'approvazione per massimo ottobre, per approvare la variante. Da lì si avvierà quel processo appunto di esproprio. Quell'esproprio tanto ambito dall'azienda ospedaliera universitaria senese per poter dar via al progetto definitivo di ammodernamento. Quando l'abbiamo scritto sulla carta ci immaginavamo che fossero scadenze perseguibili ma impegnative, avevamo immaginato che ad aprile ci fosse l'adozione, in realtà c'è stata il 2 di maggio se non ricordo male, quindi primissimi di maggio, e adesso a novembre è immaginata l'approvazione definitiva. Io sono convinto, insomma, anche dopo averne parlato anche con la nuova amministrazione, con la sindaco, col vice sindaco, che le cose si chiuderanno nei tempi, quindi sono soddisfatto.
Ancora un altro camion incastrato nel sottopasso di Paperino, frazione a sud-est di Prato. È accaduto nella tarda mattinata di oggi. Il camionista non ha calcolato bene l'altezza del mezzo che ha finito per sbattere contro la sommità del sottopasso. Il camion è rimasto in bilico su un fianco, come vedete dalla foto. Non si registrano feriti, ma ovviamente ci sono state ripercussioni sulla viabilità perché la strada è stata chiusa a lungo per liberare il mezzo. Sono intervenuti la Polizia Municipale e i vigili del fuoco. Andiamo a Grosseto ora per l'edizione 2023 di Artigiani per la Vita. Ce ne parla Carlo Sestini. Torna Artigiani per la Vita, l'edizione 2023, anche questa si svolge alla Cava, la raccolta fondi è per la Fondazione Il Sole. Anche quest'anno siamo riusciti a realizzare, riusciremo a realizzare la cena di Artigiani per la Vita edizione 2023 alla Cava di Roselle, che è il nostro partner ufficiale per lo svolgimento della serata, tanti ospiti. La serata sarà il 18 luglio, martedì 18 luglio, con inizio alle 19.30 con un aperitivo e la banda filarmonica della città di Grosseto. Ci sarà musica dal vivo, intrattenimento, acrobati, spettacolo, ma soprattutto un'ottima cena servita dai dirigenti e dai dipendenti della CNA Grosseto. Ancora solidarietà per la Fondazione Il Sole, un terzo delle risorse arrivano dal pubblico, due terzi la Fondazione le ricerca all'esterno e sappiamo come tutta la società grossetana è sensibile a questo. E siamo molto grati a questa iniziativa, invitiamo tutti i cittadini a partecipare perché l'intero incasso verrà devoluto appunto alla fondazione e servirà per l'acquisto di una pedana per un pulmino per il trasporto di ragazzi disabili e poi la riattivazione del servizio mensa interno alla fondazione che era sospeso con il Covid. Quindi ora vedremo in base a quanto raccoglieremo cosa attivare. Serata di cinema stasera su Toscana TV, alle 21 c'è Le vacanze del piccolo Nicolas, alle 22.45 il film Appuntamento al buio. È davvero tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.